questi esercizi servono a sentire la buca come una cosa facile e quindi facciamo degli esercizi più difficili, per esempio con una pallina toccare un'altra pallina che è più piccola della buca. Coraggio Milena. Toccata. Con questo secondo esercizio si abitua la persona a pattare più lungo che la buca. Si dice never in, never up. Hai toccato la bottiglia. La bottiglia si può essere di un liquore che ci piace, champagne, vino rosso, vino bianco. L'importante è che sia al di là della buca. Un altro esercizio è fare col drive, pattare col drive, perché dopo il patter sembrerà una cosa più semplice. Un'altra maniera di tirare, di mandare la palla al di là della buca è fatta con l'esercizio di mettere la testa del pat all'interno della buca. Coraggio. Bravissima. Un altro esercizio si chiama fare l'aspirapolvere. Il pat non è spinto ma tirato nella buca dove c'è un aspirapolvere. Questo modifica i muscoli in gioco. L'aspirapolvere non ti va bene. Un altro esercizio consiste nel calcolare la forza con la quale si stringe il pat. Immaginate che stringete un tubo di dentifricio. Pensate di farlo leggero o pesante e dopo calcolate quello che è meglio per voi. Leggero, ok, pesante. Il prossimo esercizio consiste a pattare con gli occhi chiusi e prima di aprire gli occhi, la persona deve dire se la palla è corta o lunga, a destra o sinistra. Coraggio. Il prossimo esercizio consiste nel pattare guardando la buca e non la pallina. Pattare con gli occhi non sulla palla, ma sulla buca. Insomma, questo esercizio non va bene per te. Il prossimo esercizio consiste nel espirare nel pat. Quando si è ansiosi si rimane in inspirazione. Questo non va bene nemmeno a te. Un altro esercizio visivo consiste nei pat in discesa a immaginare la buca più corta e nei patti in salita la buca più lunga. Un altro esercizio nei pat lunghi consiste nel scegliere la linea aggressiva se si vuole imbucare o una linea più dolce se si vuole avere un secondo pat più facile. Un ultimo esercizio ci ricorda che il pat è un movimento a tre tempi, mentre l'ansietà lo fa fare a due tempi. Quindi facciamo a due tempi prima e poi a tre tempi dopo. Due tempi.